Il caldo segna anche gli ospedali dell'intero comprensorio. I malori scatenati dall'ondata di calore vedono in questi giorni ancora più in affanno tutti i presidi ospedalieri. Medici in prima linea, come sempre, vi è la necessità di tenere alta la guardia, soprattutto per gli anziani, le persone fragili ed i bambini. Colpi di calore, sbalzi di pressione, un'eccessiva perdita di liquidi e di sali sono alcune delle situazioni a rischio. Ne abbiamo parlato con il dottore Giuseppe D'Adamo, direttore dell'UOC di Medicina Interna DEA Nocera Pagani Scafati. Ha tracciato le linee di questa emergenza e lanciato le raccomandazioni per tenere sotto controllo la situazione ed evitare pericoli per la salute di adulti e bambini. In questo momento naturalmente si registra in relazione a questa ondata di calore un aumento degli accessi, soprattutto dei pazienti più fragili, e sto parlando dei pazienti anziani e quelli affetti da patologie croniche, soprattutto cardiovascolari e respiratorie e pazienti con nefropatia cronica. Ci sono anche delle condizioni particolari, soprattutto nei bambini, che in maniera così epidemica sono affetti magari da gastroenteriti, che predispongono comunque a disidratazione. È una situazione abbastanza onerosa, soprattutto per il nosocomio di Nocera, perché in questo momento sta coprendo l'assistenza anche di gran parte della popolazione del Vesuviano. Dottore, questi malori che si stanno verificando, ci sono anche situazioni a rischio, situazioni gravi? Sì, naturalmente, soprattutto in pazienti che, ripeto, sono già affetti da problemi cronici e che magari, soprattutto, e sto parlando dei pazienti anziani, che proprio per meccanismi proprio fisiologici non hanno il senso della sete, perdono un po' il senso della sete, questa è una cosa che capita con l'avanzare dell'età, per cui non attuano quei meccanismi di riequilibrio idrosalino naturali che consentono poi di mantenere lo stato di idratazione consono ad uno stato di salute diciamo accettabile. Per questo gli anziani sono quelli più esposti per l'ondata di calore. Quali possono essere le raccomandazioni sia insomma, per i pazienti più anziani e quindi fragili, ma anche per i bambini in questo momento? In questo momento sono raccomandazioni di buon senso. Innanzitutto bisognerebbe uscire all'aperto le ore più calde. Quindi direi dalle 11 alle 18, quindi rimanere in casa e magari rimanere con in queste ore più calde con le finestre chiuse, le tapparelle abbassate, proprio per evitare che entri la calda. Quindi mantenersi in ambienti freschi, questo per quanto riguarda proprio l'omeostasi della temperatura corporea. Successivamente, in questi giorni conviene badare bene all'idratazione, quindi bere molto e magari anche utilizzando gli integratori idonei, e in commercio ce ne sono tantissimi, che riescono ad integrare tutte le perdite di sali minerali che con il sudore e con l'evaporazione del sudore si hanno. E poi l'alimentazione è importante perché un'alimentazione basata su cibi freschi, quindi frutta fresca, verdura fresca, riesce a mantenere quel reintegro di acqua e sali minerali molto naturale e molto efficace per prevenire la disidratazione. Dottore, qualche raccomandazione invece per gli sportivi? Ci sono situazioni in cui si presentano in ospedale persone che praticano attività sportiva anche a livello amatoriale, però magari abbastanza intensa? Sì, questo capita e capita perché diciamo, lo sportivo di per sé ha una concezione della propria resistenza allo sforzo diciamo, personale. Chiaramente questo comporta il fatto che spesso
tende a praticare gli stessi sforzi anche in condizioni estreme come quelle che si stanno attuando attualmente per ciò che riguarda l'ondata di calore. Per lo sforzo fisico bisogna adattarsi a quello che è l'ambiente esterno, per cui se proprio c'è voglia di fare sport, questo deve essere fatto anch'esso nelle ore più fresche, evitando l'esposizione al sole e chiaramente mantenendo il reintegro dell'acqua e dei sali molto molto più accentuato e idoneo rispetto a chi invece non esercita attività fisica.